Nonostante il progetto quasi esecutivo e i finanziamenti a disposizione dell'ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, per questa stagione estiva, per il secondo anno consecutivo, non si potrà allestire il campo ormeggi nella baia di Ogliastro Marina, perché la soprintendenza non rilascia i dovuti pareri per procedere. Lo dice ai nostri microfoni il direttore dell'ente Parco, Gregorio Romano, che mette in risalto la problematica. Noi stiamo per montare tutti i campi ormeggio, le boe per i diving e tutte quelle che sono le attrezzature, tra virgolette, che noi montiamo ogni anno. Purtroppo ci dispiace tanto, e lo voglio dire qui, che non siamo riusciti a fare il campo ormeggio nella Baia di Ogliastro, perché la sovrintendenza purtroppo ci tiene ostaggio da 2 anni, non ci rilascia un parere, nonostante abbiamo i finanziamenti, abbiamo tutto, un progetto quasi esecutivo. Loro avevano fatto un preavviso di parere negativo, noi lo abbiamo contestato, e da allora sono circa 2 anni, siamo fermi, nonostante i ripetuti solleciti, sia telefonici, sia verbali, sia scritti, e purtroppo siamo ostaggio di questa soprintendenza che non ci fa allestire questo campo ormeggio per preservare uno dei luoghi più ricchi di posidonia oceanica, e rischiamo che ogni anno i diportisti, per fermarsi nella baia di Ogliastro, danneggiano centinaia di anni di posidonia oceanica. E questo per noi è una cosa grave che non riusciamo purtroppo a porvi rimedio. C'è da tutelare anche lo specchio d'acqua, però, dove è anche l'isola di Licosa, perché anche lì, insomma, è preda di... Lì abbiamo un progetto LIFE insieme ad altre 2 aree marine sarde, quella della Maddalena e quella dell'Asinara, insieme all'ISPRA e insieme ad altri partner diffusi per l'Italia, in cui anche lì faremo un campo ormeggio per preservare proprio quell'area a ridosso dell'isola di Licosa.